Meghan Markle e il principe Harry hanno ricevuto una tiepida accoglienza da alcuni residenti di Manchester dopo la loro recente visita in città. Il duca e la duchessa del Sussex hanno partecipato lunedì sera al vertice One Young World nella seconda città più grande del Regno Unito. Dopo la breve visita della coppia, i britannici per le strade di Manchester hanno condiviso i loro pensieri con express.co.uk. Il vertice è un evento annuale che riunisce i giovani leader globali per sfruttare le loro conoscenze e abilità, con l'obiettivo di creare un cambiamento sociale e sviluppare futuri leader più responsabili. All'evento, che va dal 5 all'8 settembre, partecipano più di 2.000 pionieri, dai 18 ai 30 anni, provenienti da 202 paesi. Meghan Markle, che è un'ambasciatrice dell'organizzazione, era lì per tenere un discorso programmatico sulla disuguaglianza di genere all'evento tenutosi a Bridgewater Hall. Oltre alla duchessa, anche Sir Bob Geldof e il pluripremiato scrittore Lemuel Sissey hanno pronunciato discorsi durante la cerimonia di apertura lunedì sera. Il giorno seguente, i residenti di Manchester hanno discusso le loro opinioni con express.co.uk sul discorso appassionato di Meghan e sulla visita della coppia nella vivace città del nord. Michelle, un'infermiera di Didsbury, ha detto che non le interessa davvero cosa hanno da dire Harry e Meghan. Crede che la coppia potrebbe usare la loro piattaforma per aiutare con altre questioni più urgenti che affliggono il paese. Ci sono cose più importanti che accadono in questo momento, come la crisi del costo della vita, forse potrebbero usare le loro piattaforme per aiutare in questo, ha aggiunto.